Dottoressa Natalini, oggi si presenta la riorganizzazione del servizio di emergenza. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo provato a lavorare a 360 gradi nella consapevolezza che il pronto soccorso, quindi in questo caso parliamo di emergenza ospedaliera, è la porta d'ingresso per l'ospedale, quindi per tutte le funzioni ospedaliere. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere tante unità operative e di non agire solo sul pronto soccorso. Oggi cercherò di spiegarvi come abbiamo provato ad affrontare le due tematiche critiche del pronto soccorso, la carenza di personale e l'iperafflusso. Ecco, quali sono queste iniziative? Sulla carenza di personale, più che cercare di reclutare, l'azienda riesce a fare molto poco, però insomma vi farò vedere un po' l'impegno dell'azienda sia sui costi con le cooperative, sia sui costi con le aggiuntive, cioè di quanto paghiamo anche in più i medici che per volontà si rendono disponibili a coprire dei turni. Mentre il lavoro grosso è un lavoro organizzativo, che è quello che compete a noi, e quindi parleremo di tutti i percorsi che cerchiamo di fare per ridurre il carico di lavoro di questi pochi medici che sono all'interno del pronto soccorso. Coinvolgeremo la pediatria, coinvolgeremo la geriatria, stiamo lavorando con gli assistenti sociali, stiamo cercando di portare all'interno degli specialisti per dare delle consulenze più rapide e stiamo puntando anche molto sulla competenza infermieristica e quindi sui percorsi del SIENTRIT, che sono a gestione pressoché esclusivamente infermieristica. Ecco, quindi quando parliamo di riorganizzazione, considerate anche tutte le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi, parliamo di un'ottimizzazione e non di un ridimensionamento. Allora, un ridimensionamento purtroppo ci sarà, ma a fin di bene. E infatti io vengo da una riunione che ho fatto con l'unità operativa del pronto soccorso, perché abbiamo dato, secondo me, una bella notizia, che cominceremo i lavori di ristrutturazione della MURG sfruttando i soldi che abbiamo ancora a disposizione del DL34, che sono quelli del Covid, perché la renderemo idonea da un punto di vista impiantistico come semi-intensiva, cioè come già loro la stanno utilizzando. In realtà dal punto di vista normativo non siamo ancora a norma e in vista delle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie, che come sapete è stata rinviata di un anno ma a settembre dovremo procedere, renderemo quell'unità operativa perfetta. E questo comporta un disagio temporaneo, perché dovremo spostare i posti letto monitorati MURG in un'altra area dell'ospedale e caleremo da 13 a 8 posti. Però ripeto, è transitorio e a fin di bene. E a chi parla di potenziale e progressivo smantellamento dell'ospedale di San Benedetto, cosa si sente di rispondere? Ma io mi sento di rispondere che nei 6 mesi che sono qua credo di non aver né detto, né fatto, né scritto nulla che possa pensare ad un ridimensionamento di questa struttura ospedaliera. Ma non avrebbe proprio senso nell'economia della gestione della sanità del Piceno. I posti letto che abbiamo mi servono tutti. Noi dobbiamo solo sfruttare al meglio tutte le risorse strutturali, personali ed economiche che abbiamo, ma sempre in un'ottica di crescita. È del tutto evidente che cambiando i bisogni della popolazione, da un lato ci potrà essere un calo, ma dall'altro c'è una crescita. Ma queste rimodulazioni vengono fatte sulla base dell'andamento epidemiologico e delle patologie che dobbiamo gestire. E per quanto riguarda l'ospedale di primo livello, cosa che di futura costruzione, come siamo messi? Allora, abbiamo già cominciato gli incontri in regione, noi come azienda sanitaria dobbiamo procedere alla stesura della relazione di committenza. Mi sono stati dati dei tempi abbastanza brevi per fare la nostra parte sanitaria e quindi direi, come già stato detto e scritto, nel corso del mese di gennaio abbiamo cominciato a lavorarci. Scusi direttore, ma per quanto riguarda le fasi organizzative, sono state comunicate gli step ai sindacati che dicono, hanno scritto anche oggi, che non hanno ricevuto nulla? Allora, oggi ho fatto mandare i protocolli perché sapete che vogliono essere tutti i primi a sapere le cose. Già vedo scritte sui giornali semplicemente le idee che noi portiamo sui tavoli di lavoro, e questo l'ho già detto anche ai miei collaboratori, mi dispiace molto, perché il personale sanitario è tenuto a segreto professionale anche su quello che viene a sapere nelle riunioni di natura organizzativa, perché non è solo il dato sanitario sottoposto a segreto. Quindi noi facciamo le riunioni di lavoro con i professionisti
professionisti che ci devono lavorare, e quando troviamo un accordo scriviamo le procedure e dopodiché le mandiamo anche ai sindacati. Devo dire che le procedure sono state scritte ma non hanno ancora raccolto nemmeno tutte le firme, e oggi abbiamo potuto mandarle ai sindacati perché le possano vedere. È oggetto di comunicazione la riorganizzazione anche alla parte sindacale, quindi noi non ci sottraiamo ai nostri obblighi di relazione sindacale, ma ci sono dei tempi tecnici che noi abbiamo lavorato prima con le unità operative per il contenuto, poi anche la forma è importante. Grazie.